con UK Watch ormai al termine, ho deciso che dovevo portare un'altra serie principale sul canale. Ora, volevo portare, ho pensato per molto tempo di portare Hey Pikmin, che è un gioco, insomma, Pikmin, basta quello. C'era la demo, l'ho provata, e mi ha lasciato un po' perplesso. Così ho detto, ma andiamo a vedere qualche minuto di gameplay extra di quelli che già hanno la copia. Perché comunque sia, siti importanti di videogame come IGN, tanto per dire un nome a caso, a caso, hanno già la copia del gioco, fisica, digitale, come ce l'hanno non mi interessa, però hanno già la copia. E vedendo, oltre a IGN, anche altri youtuber vari, diversi minuti di gameplay, devo dire no, non è quello che mi aspettavo. Pikmin io l'ho sempre visto come un bellissimo gioco, non ho mai avuto la possibilità di provarlo perché le varie versioni uscite su GameCube al tempo non mi permettevano di acquistarlo perché ero senza soldi, ero un ragazzino, non avevo ancora un lavoro. Allora ho detto, se esce per 3DS lo compro al 100%. Ho visto i vari gameplay ovviamente di Pikmin 1, 2 e 3, ho visto i gameplay di Pikmin per 3DS, ho detto qualcosa non quadra, è totalmente diverso. La demo era super facile, e vedendo anche altri gameplay, come ho detto prima, il gioco non è quello che fa per me, quindi ho dovuto rimediare su un altro gioco, un gioco molto, cioè poi dipende se vi piace il genere, poi per me è molto, perché è un genere diverso da Pikmin. Il gioco è Ever Oasis, il mio gioco dell'estate. Vedete, Ever Oasis è un misto tra Animal Crossing, Monster Hunter, The Legend of Zelda. È fantastico, ho visto un gameplay, giusto per vedere un po' com'era, ed era fantastico, era eccezionale. Il trailer era pure bello, e ovviamente non è che uno giudica il gioco dal trailer, va a vedere anche altri gameplay. Dopo aver visto il trailer ho visto i gameplay ed è un gioco fenomenale. È un gioco che per me, come per il genere che piace a me, è stupendo. Se avete provato Golden Sun, uno dei vari tre Golden Sun, io vorrei veramente un quarto per Switch ora, anche se non ho la Switch, allora Ever Oasis è il gioco dell'estate. Secondo me Ever Oasis sarà uno dei migliori, o meglio, uno degli ultimi giochi migliori per 3DS, dato che il prossimo anno Nintendo smetterà di supportare il 3DS e noi ancora dobbiamo prendere diversi giochi per 3DS, noi europei. Certo, gli americani stanno bene con le uscite, ma noi europei? Ever Oasis sarà il gioco, il prossimo gioco che porterò sul canale, quindi mi raccomando, UK Watch sta per finire. Dalla prossima settimana dovrei iniziare a portare Ever Oasis, voglio insomma mettermi un attimino in paro con Pokémon Prism, quindi Ever Oasis sarà il prossimo gameplay, spero che vi possa piacere perché è un gioco stupendo. Lo porterò, spero di riuscire a portarlo giornalmente, quindi sicuramente dalla prossima settimana, da lunedì a venerdì, come sempre, sabato e domenica Pokémon o video random o Kirby o due video al giorno, non lo so, dipende da come riesco a fare video. E per quanto riguarda il video degli scambi di UK Watch, mi tocca annullarlo perché non ho la possibilità di fare scambi. Mi dispiace, ma non posso proprio. Quindi detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo brevissimo video. In descrizione il link per Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale, come sempre iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!